A Nane di Bellaria si conclude una stagione emozionante per ambedue le formazioni, dove gli Adriatici, seppur con sofferenza, si sono sollevati dall'ultimo posto della graduatoria, arrivando al nono posto attuale. Una rincorsa faticosa ma ricca di emozioni, con a timone un giovane Rambo definito Paolo Riciputi e una band di ragazzini temibili. I Gatteo invece si dimostra la vera rivelazione del torneo, perché dopo il cambio di pagina derivato dai primi tre mesi di campionato non ce n'è stato più per nessuno. Proprio i giallorossi al Nanni cercano il punticino del pass definitivo verso il salto di categoria, ed ecco che Camillini apre subito il passo per la via dei gol in direzione Fancellu, chiuso sul più bello della retroguardia di casa. Dalla bandierina si ripete Fancellu, in cui il colpo di testa termina abbondantemente al lato. È la volta di Niang, che si dimostra una vera spina costante, il suo tiro cross si perde al lato, il forcing prosegue, è la volta di Pepe, pallone lontano dal bersaglio. Il monologo prosegue questa volta e Camillini a chiamare alla presa a terra Sapucci. E quando Comuniello dalla bandierina in versione ossigenato chiama la battuta Camillini, il numero 10 mette a terra malamente il piede, rimediando una storta. Niang prosegue l'azione calciando tra i guantoni di Sapucci. Il Bellaria si vede finalmente su fine di prima frazione. A Gambuti viene annullato a 42esimo il gol per una carica sul portiere Castagnoli, episodio dubbio sul quale il direttore di gara non transige. Nella ripresa Comuniello scalda da subito i guantoni a Sapucci, come del resto poco dopo fa Niang. Sapucci risponde presente. Il successivo tentativo è ad opera di Pepe, che risulta però fuori misura. Poi, quando Comuniello sembra trovare il pertugio giusto e la via dei gol, ecco che Super Sapucci risponde da campione. Sulla ribattuta Camillini, colto in posizione offside, mette a lato. Il Bellaria si vede al 17esimo con questo tentativo ad opera di Facondini, sventato da Castagnoli. Da punizione Camillini mette alto, mentre poco dopo Fancellu va vicinissimo alla marcatura, ma il suo destro si infrange sul legno alla destra di Sapucci. Ci prova anche Niang ad emulare il compagno senza fortuna. Il Bellaria senza indelicato, là davanti è poca cosa, ma Floris, pensando al compagno, inquadra lo specchio della porta perfettamente, centrando un incredibile palo che in caso contrario sarebbe stato di beffa tremenda per il Gatteo, che ora sì, grazie a questo punto raccolto a Nanni, può festeggiare la matematica promozione in promozione. Spazio ora all'intervista raccolta a fine gara dal nostro Giacomo Alpini. Ora siamo con mister Giorgini, mister del Gatteo, e con questo punto conquistato Bellaria ha raggiunto la matematica promozione in promozione, scusate il gioco di parole. Mister, due parole su questa stagione. Beh, la stagione è stata fantastica, io devo ringraziare tantissimo questi ragazzi che sono stati incredibili dall'inizio alla fine, con un girone di ritorno strepitoso. È un gruppo giovanissimo che ci ha creduto in quello che facevamo, e adesso meritano questa grandissima soddisfazione per loro e per tutto il paese che è innamorato di questo bellissimo sport, e oggi è una giornata di grande festa. Mister Paolo Riciputi, mister del Bellaria, è raggiunta già la salvezza matematica, oggi una buona prova contro la prima della classe con la squadra che ha vinto il campionato. Mister, due parole veramente su questa stagione. Beh, una stagione molto positiva, i ragazzi sono stati fantastici, soprattutto perché siamo partiti con grandi difficoltà, poi un girone di ritorno veramente esemplare grazie anche all'innesto dei nuovi arrivati, ma soprattutto alla forza del gruppo. Il gruppo è stato bravissimo nei momenti difficili, ha sempre seguito la squadra, ha sempre seguito l'allenatore, la società è sempre stata presente, quindi penso un'annata positiva, una buona base per un futuro, visto anche le qualità del gruppo.